Ed eccole qui, sono riuscito a mettere insieme di fianco una all'altra le regine del mercato delle cuffie a riduzione del rumore attivo, le Sony VH1000X Mark II e le Bose QC35-2, che come avete capito entrambe sono la seconda versione di prodotti che io stesso avevo provato singolarmente l'anno passato. E vi lascio qui sopra nelle schede entrambi i video, se non li avete visti guardateli, perché entrambi i modelli sono cambiati poco, perché sia Sony che Bose hanno sostanzialmente lavorato sulla tecnologia di riduzione del rumore, che poi è il loro vero punto di forza e anche il motivo per scegliere o una o l'altra. Quale sceglierei io? Beh, questo ve lo dirò a fine video, ma se volete altri confronti del genere vi chiedo di lasciare subito un bel mi piace qui sotto e di farmelo sapere nei commenti. E detto questo, partirò da coloro che sono stati i primi ad andare a lavorare per migliorare il proprio prodotto, cioè Bose, che è andata a intervenire sulle già ottime QC35 nel tentativo di colmare la loro più grande lacuna, cioè non poter intervenire sulla riduzione del rumore, come appunto era possibile fare sulle Sony. In questo senso Bose ha lavorato bene, perché sul nuovo modello ha aggiunto un tasto fisico dal quale si può abbassare l'efficienza della riduzione dei rumori o addirittura disabilitarla, ma ha fatto di più e l'ha inserita anche all'interno dell'applicazione, non solo per il nuovo modello ma anche per il vecchio modello, facendo quindi felici coloro che l'avevano acquistata l'anno scorso. E che se mi stanno guardando, beh, ve lo dico subito, non c'è alcun motivo secondo me per fare un upgrade al secondo modello. Del resto, dal punto di vista estetico, fatta eccezione appunto per il tasto in più, non c'è alcuna differenza, sono identiche al modello precedente, con questo look al quale ormai Bose ci ha abituati, magari non elegantissimo ma indubbiamente di carattere, con un design deciso messo in evidenza ancora di più nella colorazione silver. Sembrano costruite in plastica, è vero, ma in realtà sono un mix di nylon rinforzato in fibra di vetro, alluminio, acciaio, alcantara e pelle sintetica, soluzioni scelte non certo per risparmiare ma per garantire leggerezza e il massimo del comfort. E da questo punto di vista le QC35 sono assolutamente imbattibili, leggerissime, con padiglioni estremamente flessibili e super morbidi. Un piacere da indossare anche per diverse ore. Design praticamente identico anche per le Sony, che in questo caso invece di aggiungere un tasto, beh, lo toglie. Scompare infatti il tasto Ambient Sound, che dava la possibilità di attivare i suoni ambientali, ora incorporato in quello che attiva o disattiva il Noise Control. Una scelta, beh, direi incomprensibile, nonostante Sony abbia studiato ex novo un'applicazione con il quale gestire questo aspetto e diverse altre nuove funzioni. Come spesso accade però con Sony durante gli upgrade, le scelte appaiono difficilmente comprensibili, tant'è che a differenza di Bose l'app non è disponibile per il primo modello, e ciò da una parte potrebbe essere un buon motivo per scegliere di acquistare le Mark 2 rispetto alle 1, ma sicuramente non farà felici i possessori del primo modello, che quindi dovranno tenersele così come sono. E comunque c'è da dire che il secondo modello è praticamente identico al primo, stessi materiali e stesso design, anche in questo caso ho utilizzato poco metallo e tanta plastica di eccellente qualità, sempre nell'ottica di contenere il peso, e con un design più pulito rispetto a quello delle Bose, secondo me adatto a tutti, perché effettivamente le possono indossare sia chi gira in giacca e cravatta che magari un giovane vestito in maniera più casual, cosa che con le Bose in particolare in colorazione grigia è un po' più difficile. A livello di comfort le Sony, beh, devo dire, sono paragonabili alle Bose, anche se i padiglioni, seppur morbidi, lasciano respirare meno l'orecchio, e ciò porta a scaldarlo dopo 2 o 3 ore di ascolto. E dal punto di vista dei comandi, beh, le filosofie sono totalmente opposte. Bose si affida ancora una volta ai tastoni fisici, meno belli da vedere, poco alla moda, ma estremamente efficaci, come solo dei bei tastoni fisici sanno essere. Volume su, volume giù, play, pausa e gestione dei brani con 2 o 3 click, oltre al già citato tasto per la gestione del rumore. Molto sofisticato invece il sistema di Sony, che ha reso touch l'intera superficie del padiglione destro, con il quale è possibile gestire ogni aspetto con swipe verso l'alto e verso il basso per il volume e in avanti e indietro per l'avanzamento dei brani, oltre dei tocchi per il play, pausa. Tutto funziona alla grande, anche se onestamente avrei preferito meno sensibilità al tocco e la rinuncia al fastidioso beep ogni volta che si va a regolare il volume. Gli unici tasti fisici sono quelli relativi all'accensione e allo spegnimento, oltre alla gestione del noise control. Rimane però la chicca della possibilità di poter appoggiare la mano sul padiglione destro per escludere istantaneamente la riduzione del rumore e amplificare i rumori esterni, utilissime quando ci si trova ad esempio a dover improvvisamente dialogare con una persona senza per forza togliere le cuffie dalle orecchie. Ecco, in generale le Sony rimangono tecnologicamente più avanzate rispetto alle Bose, che ok, ora possono gestire 2 step di riduzione del rumore, alto, basso e disattivato, ma sono prive ad esempio della possibilità di filtrare le sole voci come le Sony, che inoltre sono dotate di un sistema adattivo in grado di riconoscere il contesto dell'ambiente e
della situazione in cui vengono utilizzate e adattare così la riduzione del rumore di conseguenza. Devo dire che sebbene siano entrambe ottime e al top in fatto di riduzione del rumore, ho notato una capacità da parte delle Sony di rimuovere anche frequenze più alte rispetto alle Bose e nel complesso riescono ad isolare maggiormente durante l'ascolto, un passo avanti deciso rispetto al primo modello. Per quanto riguarda la qualità sonora, beh, se la giocano alla pari e su pochi dettagli di differenza. Entrambe offrono un ascolto di altissimo livello nell'ambito di cuffie da utilizzare con lo smartphone, si intende, eh? Lasciamo fuori tutto il mondo dell'alta fedeltà con il quale la riduzione del rumore non ha nulla a che fare. Qui si parla di ascoltare musica in streaming o comunque la maggior parte delle volte con file compressi che seppure di ottima qualità, sempre compressi sono. Eppure l'esperienza che si può avere nel quotidiano in qualsiasi situazione è al top in entrambi i casi. Si indossano, si preme play e via. Le Bose, come sempre, si distinguono per il loro timbro estremamente riconoscibile, molto caldo e con una spazialità gradevolissima. Peccato davvero che non ci sia spazio per l'equalizzazione, anche se forse è meglio così. Chi acquista Bose in generale sa cosa sta acquistando e forse cerca proprio quel tipo di suono. Le Sony invece hanno un suono più dinamico, bassi accentuati che però vengono ben bilanciati da frequenze medie e alte che sono secche e cristalline, seppure secondo me manchino di un po' di spazialità, come ad esempio sulle Bose. C'è da dire però, nel caso delle Sony, è possibile agire sull'equalizzazione tramite l'applicazione, trasformandole così in cuffie che diventano più cuffie in una, andando a cambiare il carattere a seconda delle esigenze. E qui veniamo al capitolo applicazione. Molto semplice quella di Bose, con poche funzioni, che però funziona molto bene, senza incertezze e in particolare si fa notare per una gestione delle connessioni assolutamente migliore rispetto a quella delle Sony, con la possibilità di gestire due dispositivi contemporaneamente e tenere sotto controllo tutti gli altri, cosa che sulle Sony non è possibile fare e rende tutto molto più difficoltoso se ad esempio si vuole accoppiare ad un altro dispositivo e poi utilizzare l'app che invece è sullo smartphone. App di Sony che graficamente, beh ecco, lasciamo perdere, ma che dà accesso comunque al pieno controllo di ogni funzione, sia per quello che riguarda la gestione della riduzione del rumore, sia per la gestione delle prestazioni sonore, con diversi preset di equalizzazioni già impostati, oltre ad un'eventuale equalizzazione manuale. Così come diversi scenari di ascolto ricreati, come ad esempio l'arena, un club, una sala concerti e così via. Manca appunto una gestione delle connessioni, ma nel complesso devo dire che è comunque molto di più di quello che si poteva avere con il primo modello. Nel complesso dunque, quale scegliere? Beh, ecco, difficile dirlo, sono entrambe cuffie di alto livello che costano una cifra importante e quindi in entrambi i casi si casca in piedi. Difficile davvero rimanere delusi dopo l'acquisto, ma io personalmente alla fine acquisterei le Sony perché secondo me hanno un sound più versatile e perché hanno una tecnologia e riduzione del rumore più evoluta e adattabile alle diverse situazioni rispetto alle Bose. Ma ciò non toglie che molto dipende anche dalle varie offerte che si possono trovare in un determinato momento e che potrebbero far cambiare idea a seconda della convenienza di prezzo, variabile anche in questo stesso momento, ed è per questo che vi lascio qui sotto i link ad entrambi i modelli. E come sempre, sempre qui sotto, mi piacerebbe sentire il vostro parere su questo scontro al vertice. Quale preferite, Sony, Bose o un altro marchio? Ma soprattutto, vi è piaciuto il video? E se sì, mi raccomando, lasciate un like, condividetelo e iscrivetevi al canale attivando la campanellina delle notifiche. Grazie, un saluto da Manuel Agostini e ci vediamo sempre qui sul mio canale YouTube.